In questo secondo step, gli interventi artistici di microrigenerazione urbana stanno riguardando l'area portuale con l'obiettivo di mettere in evidenza luoghi meno frequentati da residenti e turisti. Oltre all'arte muraria in verticale, sono previste anche opere di land art e delle installazioni artistiche realizzate con materiali di riciclo prevalentemente plastica. L'evento avrà il suo momento clou nel mese di ottobre con il coinvolgimento degli studenti nell'area sportiva di Via Faro, dove Alessenso Street Artist Italiana, che vive a Berlino, realizzerà la Porta del Mare per dare un messaggio di benvenuto a chi arriva a San Vito Lo Capo dal mare. L'intervento artistico, realizzato in orizzontale a pavimento, interesserà una superficie di circa 2.300 metri quadrati. Volevo partire dicendo che è un'opera complessa perché solitamente uso fare opere verticali, questa è un'opera orizzontale e si svolgerà su un'area di gioco complessiva di 2.280 metri quadri circa. Comprende un campo da basket, un campo da pallavolo e un campo da calcetto. Quest'opera verrà realizzata durante il mese di ottobre. E ovviamente avrò la collaborazione e l'aiuto di un gruppo di lavoro, dei collaboratori del festival stesso e più degli aiutanti locali e appassionati. Quello che voglio trasmettere è un messaggio di benvenuto e che accolga le persone che poi vivranno questo spazio e che già lo stanno vivendo. Si tratta di un abbraccio tra un uomo e una donna e tra la terra e il mare. Sono due figure imponenti sdraiate sul bagnasciuga. All'interno di queste figure e della composizione in generale si parlerà del territorio e delle dinamiche, diciamo, di coesione tra i vari elementi naturali e gli innesti umani, quindi architettonici, e quindi sarà quasi come dire, una metafora. Per rappresentare che cosa? È l'incontro tra la terra e il mare.